Andiamo quindi nel dettaglio di queste singole, di questi singoli componenti e vediamo come prima cosa Viva Connections. Viva Connection si tratta fondamentalmente di una visualizzazione di quella che è la intranet aziendale che normalmente si riesce a implementare con SharePoint Online e anche di tutte le conversazioni che su cui le persone possono partecipare tramite Microsoft Yammer, però incastonati all'interno di Microsoft Teams, ok? E se vedete, è disponibile proprio in alto a sinistra un pulsante di accesso rapido alla intranet aziendale e all'interno di questa intranet quindi ci saranno tutte le comunicazioni che l'azienda vuole dare alla persona, però che la persona può fruire sempre restando all'interno dello stesso contesto di Microsoft Teams. Cioè la persona riesce con Teams a fare conversazione privata uno a uno, uno a molti, a collaborare sui gruppi di lavoro, quindi usare Teams come strumento principale di lavoro e quando ne ha necessità accedere velocemente anche alla intranet che rappresenta la comunicazione interna, che rappresenta la cultura aziendale, eccetera. Queste possibilità saranno poi disponibili sia ovviamente per il desktop, ma soprattutto per la parte mobile. Se vedete in questo video che sta girando, all'interno di Microsoft Teams sarà possibile velocemente accedere alle comunicazioni e anche a fare conversazioni tramite Yammer, tramite l'integrazione che comunque è già disponibile all'interno di SharePoint e Yammer stesso. Vediamo nel dettaglio però queste funzionalità. Come vi dicevo, a breve sarà disponibile su Teams come prima novità, che rappresenta un po' Viva Connections. Sarà presente un'icona come prima icona in alto a sinistra in Teams per accedere alla intranet. La intranet in questo caso deve essere configurata come home site di SharePoint. L'home site non è nient'altro che un sito, il sito principale di tutta la nostra istanza di SharePoint Online, che è in grado di raccogliere news, contenuti, informazioni da tutti i siti che sono presenti all'interno della vostra sottoscrizione Microsoft 365. Con questa icona in Teams noi possiamo accedere direttamente, facilmente, alla intranet durante la nostra quotidianità. Poi abbiamo una navigazione globale. Questa navigazione ci permette di muoverci tra quelli che sono appunto i contenuti e i siti che sono presenti in tutto il nostro Microsoft 365. Poi la novità più forte, perché alla fine gli home site è una funzionalità che c'è già da un po' in Microsoft 365. L'icona è sicuramente la novità principale di Viva Connection che ci permette di accedere alla intranet tramite Teams, però il resto un po' già lo conosciamo, no? Si tratta di SharePoint e di Yammer messo insieme. E una nuova funzionalità però che è molto carina, che sarà disponibile su Microsoft Viva Connections all'interno di SharePoint Online è questa dashboard. Questa dashboard permette all'azienda di inserire delle card, una sorta di widget di contenuti o funzionalità che sono legate all'utente, quindi delle funzionalità intorno all'utente per permettergli magari di non so, menzionare qualcuno se vogliamo fare, diciamo, creare engagement all'interno della intranet, oppure anche più operative, quindi come per esempio per vedere il monte ore di ferie che gli rimangono, oppure per approvare una richiesta di viaggio di uno dei propri sottoposti. Ecco, si può fare di tutto, questa è la parte estendibile in cui una intranet, diciamo, può essere forte per aggiungere funzionalità per l'utente. E ancora questa dashboard non è disponibile, però lo sarà a breve, quindi vedremo bene il dettaglio di quello che si potrà andare a fare. Poi abbiamo il Company Feed, che non è nient'altro che l'integrazione tra Yammer e SharePoint Online per quanto riguarda la conversazione che è su Teams e è su Yammer, ma che può essere facilmente, diciamo, acceduta tramite sia la intranet sia Microsoft Teams stesso. E infine, questo riguarda un po' Teams,
con il concetto di avere la intranet facilmente accedibile tramite la piattaforma di collaborazione di Microsoft, quindi sto parlando di Teams, sempre in Teams abbiamo la possibilità di far diventare delle applicazioni tutti quei servizi al dipendente, tutti quei processi che decidiamo di digitalizzare, quindi di far diventare uno strumento appunto digitale, li possiamo tutti incastonare in Teams, sempre con l'obiettivo di avere Teams come primo tool di utilizzo durante il proprio lavoro.